Gastaldi, si è dimenticato di dirvi una cosa prima. Gastaldi, nel farvi gli auguri, si è dimenticato di dirvi una cosa, che stasera all'antivigilia siamo qua a fare la cena dei giovani padani di Cuneo, ma la notte di Capodanno, se volete, siamo tutti quanti invitati a Genola, perché troveremo Flavio Gastaldi che servirà i tavoli e perché vi dico questo? Attenzione, questo è importante perché vi dà il metro di che tipo di ragazzi sono i giovani padani. Cioè, Flavio, ad esempio, come tutti voi, è un ragazzo che lavora, quando non lavora si sputtana i soldi che guadagna per andare in giro per la Lega a fare iniziative, incontri, banchetti e tutta l'attività politica che si mette, e nel residuo tempo libero che avanza si mette a disposizione del proprio paese, un po' nella Proloco, un po' per la parrocchia, un po' per la bocciofila, un po' per la protezione civile. Ecco, questi sono i giovani padani, e quindi credo che oggi i giovani padani siano senza ombra di dubbio nel panorama devastante della nostra società l'esempio della migliore gioventù che ci sia nel nostro territorio, perché indipendentemente dall'idea politica che abbiamo, siete dei ragazzi che si dedicano agli altri, che si dedicano alla comunità, che cercano con impegno, passione e dedizione di cambiare il mondo e renderlo un posto un po' migliore, anche se magari rendere un posto migliore il mondo significa allietare la serata degli anziani di Genola. Ecco, questi sono i giovani padani. Io da segretario nazionale non posso che dirvi grazie per quello che siete, per il lavoro che fate quotidianamente e per il supporto fondamentale che date alla Lega, perché questo tipo di persone, questo tipo di lavoro, questo tipo di approccio deve essere da esempio anche a chi giovane non è più, e magari dopo tanti anni di attività politica si dimentica che la politica è un servizio per la comunità e non è qualcosa di cui servirsi. Quindi i giovani padani di cosa l'attività politica dovrebbe essere: passione, cuore, determinazione, sacrificio e soprattutto impegno per gli altri e per la propria comunità. Questo è stato un anno in cui abbiamo lavorato sodo, abbiamo avuto grandi soddisfazioni, citava prima Flavio e Andrea i risultati che avete avuto come giovani padani, complimenti, l'elaborazione di nuovi gruppi, l'aumento di iscritti, l'aumento delle attività, ma anche dal punto di vista politico la Lega si è tolta delle belle soddisfazioni qua in Piemonte. Abbiamo avuto una tornata amministrativa dove siamo tornati a vincere in grandi e importanti città, abbiamo avuto una tornata amministrativa dove, in controtendenza diciamo con quella che è stata la linea in generale di queste elezioni, in Piemonte la Lega è tornata a vincere da sola nella città di Novara, che è la seconda città del Piemonte, esprimendo un sindaco della Lega, e lo abbiamo fatto senza l'aiuto del centro-destra, una cosa che non era mai capitata nemmeno negli anni d'oro, nemmeno negli anni urgenti della Lega. Quindi questo significa che c'è un vento nuovo in Piemonte, tutti i ballottaggi sono stati ballottaggi dove il centrodestra guidato dalla Lega ha vinto, e quindi insomma il Piemonte ha fatto un po' un risultato a sé in questa tornata amministrativa, è stata un po' la mosca bianca, non succedeva da tanto tempo, era troppo tempo che il Piemonte era sempre l'ultima ruota del carro. Ecco, io voglio ringraziarvi perché se abbiamo ottenuto questi risultati è merito di tutti, è merito dei giovani, è merito della Lega, è merito di chi ci ha dato fiducia, ci ha votato, e finalmente abbiamo girato la ruota. Finalmente anche in Piemonte la Lega è tornata a esserci, è tornata a dire la sua e torna a essere a pieno protagonista della vita politica di questo territorio. Oltre a questo poi abbiamo ottenuto un grande risultato anche sul referendum costituzionale. Voi sapete che io ci ho creduto molto in questa battaglia. Abbiamo iniziato a luglio qua in Piemonte a fare incontri, quando se ne parlava ancora poco. Quando io mi ricordo il primo incontro che ho fatto, l'ho fatto a Courgnay, al 20 di luglio mi pare, cioè io in quel periodo lì, e la gente qua ci guardava come se fossimo matti, diceva ma chi è questo qua che viene a parlare di sta roba, ma cos'è la riforma costituzionale? A luglio non c'era nemmeno ancora la data del referendum, no? E io ero straconvinto invece che era nostro dovere battere paese per paese, comune per comune, per cercare di dare gli strumenti a chi voleva capire di capire questa battaglia, perché per noi era la battaglia della vita. Per noi era la battaglia della vita, perché era in gioco il federalismo nel nostro paese, era in gioco l'autonomia dei territori, era in gioco la possibilità di essere padroni a casa nostra, perché se fosse passata quella riforma tutti i poteri dei comuni, delle province, delle regioni sarebbero passati allo Stato centrale, aggravando e peggiorando le nostre condizioni di vita, ma soprattutto cancellando 30 anni di battaglia della Lega per il federalismo. Quindi per noi questa era la battaglia della vita ed era importante farlo capire a chi era disposto a capirla, ad ascoltarci.
Poi c'è un altro dato, che chi ha votato no, certo una parte ha votato no per queste motivazioni che noi abbiamo spiegato, ma c'è anche una parte che ha votato no contro questo governo, quindi era importante anche supportare la battaglia perché sapevamo che avremmo potuto dare un forte schiaffo a Renzi, un forte schiaffo alle sue politiche economiche principalmente, perché se da una parte bisognava votare no per salvare il federalismo, l'autonomia e pensare a un futuro in cui il Piemonte può essere autonomo, dall'altra bisognava votare no per dire no al Jobs Act, per dire no alla politica dell'immigrazione di questo governo, per dire no al fatto che non abbiano modificato la riforma Fornero, per dire no al fatto che questo governo non abbia una politica internazionale assolutamente deleteria. Pensiamo alle sanzioni alla Russia che sono state riconfermate nonostante gli slogan di Renzi, e voi sapete quanti danni hanno portato queste sanzioni al comparto agricolo, in particolare al comparto agricolo della provincia Granda. Ecco, per tutti questi motivi noi dovevamo votare no, e il no ha vinto. E il no ha vinto con percentuali superiori a quelle che ci aspettavamo. E in Piemonte in particolare il no ha vinto con dei risultati eclatanti in tutti gli angoli della nostra regione. Quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, ma attenzione, vuol dire anche un'altra cosa, perché se noi guardiamo i dati sul referendum, dove ha vinto il no sono nelle zone in cui si sta peggio. Dove ha vinto il no sono nelle zone in cui sta aumentando la povertà, sta aumentando il disagio sociale, sta aumentando il conflitto sociale. Quindi se da una parte dobbiamo essere contenti perché abbiamo fatto vincere il no e abbiamo salvato il federalismo e abbiamo dato un ceffone al governo Renzi, dall'altro dobbiamo essere preoccupati perché tanti votano no perché stanno male. C'è troppa gente, ci sono troppi nostri conterranei, i nostri concittadini che stanno vivendo male perché non hanno più lavoro, perché hanno una pensione ridicola, perché non c'è più la sanità pubblica e quant'altro. Quindi che cosa dobbiamo fare noi oggi? Noi dobbiamo avere la forza, di presentarci alle prossime elezioni non per partecipare ma per vincere. Noi dobbiamo avere la voglia e la forza di diventare il primo partito del centrodestra, e se Berlusconi non ci sta, farò la sua strada, perché non so se avete visto l'intervista di questa mattina, ma questa mattina Berlusconi ha gettato la maschera. Berlusconi ha detto che la sua idea è andare a governare con Renzi, non cambiare l'Italia con noi. Ecco, noi non vogliamo correre per partecipare, ma noi dobbiamo dare risposta a quel 60% di italiani che ha votato no perché sta male, e l'unico modo per farlo è quello di andare al governo, cambiare le politiche economiche, cambiare le politiche internazionali e attuare il federalismo. Questa sarà la battaglia principale dell'anno prossimo, quindi io vi ringrazio per tutto il lavoro fatto, riposatevi questi 15 giorni di vacanze e da gennaio ripartiamo. Grazie a tutti, buon lavoro.